Ciao ragazzi, Salve. oggi sul blog sono contenta, strafelice di portare la mia adorata naturopata. Chi mi segue sempre magari me la sente rammentare a volte in qualche video oppure nelle storie su Instagram, è lei, la maghetta che a volte mi salva la vita. Quindi sono veramente contenta di dare ad Anna la possibilità di farsi conoscere perché lei esegue anche trattamenti a distanza, quindi le lascio la parola, vi spiegherà un pochino, un'infarinatura Brevemente. brevemente, qual è il suo lavoro, di cosa si occupa e poi ricordate che giù sotto il video, sia in descrizione che nel commento in primo piano, vi lascerò i suoi recapiti nel caso la vogliate contattare. Anche Anna. semplicemente per avere delle informazioni ulteriori. Ok. Certo. Anna, a te la parola. Vai. Grazie. Allora, in cosa consiste brevemente il lavoro che faccio? Ok, ho una formazione in naturopatia, a indirizzo psicosomatico, però in questo momento non volevo parlare tanto di questo, quanto più specificatamente delle tecniche che posso utilizzare appunto a distanza, che sono delle tecniche ovviamente energetiche, che vanno a lavorare sull'equilibrio, diciamo così, psico-emozionale della persona e non solo. Le tecniche di cui voglio semplicemente accennare si chiamano ERT, che quasi sicuramente la maggior parte di voi conoscerà e che si può fare a distanza per il semplice fatto che tramite il video posso farvi vedere, indirizzarvi in base alle vostre esigenze personali e farvi vedere come utilizzare questa tecnica, però lavorando nello specifico sulle vostre esigenze del momento. Le altre tecniche si chiamano una Psyche, che significa kinesiologia applicata alla psicologia. E se siete curiosi e volete indagare anche in internet, potete digitare Bruce Lipton, che è lo scienziato che ha fatto ricerche sul DNA e che ha visto quanto la nostra percezione, i nostri pensieri, le nostre emozioni influiscono sul nostro intero sistema e quindi ci possono modificare e quindi modificare il nostro stato di benessere, ma anche la nostra realtà che stiamo vivendo, ok? Quindi è una tecnica che può esserci molto utile per ottenere dei risultati in vari settori della nostra vita, ok? Vale a dire, se ho delle problematiche che si ripetono con il capo ufficio, con il fidanzato o di qualsiasi altro tipo esse siano, possiamo parlarne insieme, individuare quali sono i blocchi che si possono essere creati nel nostro sistema energetico profondo, quindi le convinzioni, traumi o quant'altro, e ovviamente energeticamente, stiamo parlando di un lavoro energetico a distanza, rielaborare questi dati con questa tecnica e fare in modo che la vita si sviluppi in una direzione più favorevole a noi, cioè vale a dire ci faccia ottenere quei risultati che noi tanto desideriamo ottenere. E l'altra tecnica si chiama Theta Healing, anche questa molto famosa, anche questa è una tecnica che si può ampiamente utilizzare a distanza. Ovviamente è una tecnica energetica, dove si possono inserire addirittura dei sentimenti che non conosciamo, che non abbiamo la pratica di utilizzarli. E attraverso questa tecnica si possono contattare quelle parti profonde di noi, quella parte divina che è in ciascuno di noi, e ottenere attraverso questa una trasformazione interiore verso uno stato di benessere e verso un cambiamento a noi più favorevole. Forse sono stata un pochino vaga, probabile, ma questo spero che sviluppi in voi quella curiosità necessaria, magari a mandarmi un messaggio o a telefonarmi direttamente se volete per avere informazioni più specifiche. D'accordo? Vi ringrazio intanto per la vostra attenzione. Ciao, a presto, grazie. Quindi ragazzi, ricapitoliamo, io giù vi lascerò il recapito WhatsApp di Anna, poi Anna ha anche una pagina Facebook sulla quale mette magari qualche informazione, Poche appunto informazioni pochissime informazioni, su perché Facebook no, infatti, perché pochissime. sarebbe
sarebbe difficile capire magari tutto, quindi la cosa migliore è, se siete curiosi veramente, chiamatela, mandatele un messaggio se siete interessati a dei trattamenti anche a distanza. Vi spiego meglio nello specifico, ecco, di cosa possiamo fare. La potete contattare. Preferisco che ognuno di voi, chi è interessato, mi chiami e mi dica: il mio problema è questo, puoi farci qualcosa? Sì, e spiego più nel dettaglio cosa possiamo fare. Okay? Bene, quindi ragazzi, grazie della compagnia e ci vediamo in un altro video quanto prima. Grazie Monica. Ciao. Ciao.